Benvenuti su Rom Tokyo One Way, sono Claudia. Nel video di oggi vi parlerò della mia esperienza nell'essere sposata con un uomo giapponese. Io ho conosciuto quello che sarebbe diventato il mio futuro marito in ditta e niente, la storia era iniziata così, abbastanza come tutte le storie, insomma, sì, vediamo un po' come va, eccetera. E dopo qualche mese che stavamo insieme, abbiamo deciso subito di convivere. Convivere non è visto bene qui in Giappone, sono pochissime le persone che convivono prima del matrimonio. Ma a me non è che importasse più di tanto, e comunque, se non avessimo fatto così, il tempo da passare insieme sarebbe stato molto più breve, e tra le altre cose era un'ottima occasione per entrambe, sia di risparmio, diciamo, sull'affitto, ma soprattutto per poter conoscerci vicendevolmente. Perché è facile se uno si vede una volta ogni settimana, ogni 2 settimane, per poche ore, presentarsi al meglio di sé, ma è nella vita di tutti i giorni che poi vedi qual è veramente il comportamento di una persona. Quindi abbiamo convissuto insieme 3 anni e dopodiché abbiamo deciso di sposarci. Io ho accettato la proposta di matrimonio e chiaramente non l'ho fatto per avere un spouse visa, perché se non avessi amato mio marito, non lo avrei sposato per restare in Giappone, cioè il mio amore per il Giappone non era tale da giustificare un matrimonio senza amore. Ecco, questo è quello che vi voglio dire. E niente, diciamo che all'inizio il matrimonio, più che il matrimonio, diciamo la convivenza è stata un po' burrascosa, anche perché entrambe lavoravamo, entrambe eravamo stanchi, eccetera, eccetera. E poi comunque ti devi conoscere, devi iniziare a capire. E qui vorrei fare 2 piccole premesse, ossia, una è che mio marito parla solamente il giapponese, non conosce l'inglese e non ha mai vissuto all'estero. È andato all'estero per lavoro, ma non più di quello, insomma. E l'altra premessa è che io sono figlia di un italiano sposato ad una persona non italiana, di un'altra nazione europea. Allora, anche adesso in Italia ci sono tantissimi italiani sposati con degli stranieri, non, niente di nuovo sotto il sole, così come non era niente di nuovo sotto il sole quando si sono sposati i miei. Tuttavia, considerate che 55-60 anni fa la situazione era un pochettino diversa, cioè non c'erano tutte le informazioni che ci sono adesso. Non c'era internet, non c'era questo, non c'era quest'altro e quindi le differenze culturali fra i vari paesi erano ancora più marcate, così come la conoscenza che si poteva avere degli usi, costumi, tradizioni, modi di pensare di un paese straniero, anche quelli erano, diciamo, abbastanza limitati e o stereotipati. Ad ogni modo, io ho avuto occasione crescendo di prendere sia il bene che il male da entrambe le culture e la cosa più importante è che io ho avuto modo di osservare il matrimonio dei miei genitori perché chiaramente avendo lingue madri diverse, religioni diverse, un background
culturale diverso, questo comporta che ci sia anche un modo di affrontare determinate situazioni, un modo di pensare diverso e ancora più accentuato rispetto a quello che può essere comunque tra le singole persone, diciamo, anche tra italiani ci possono essere modi di pensare diversi o magari, non lo so, magari qualche tipo di abitudine, eccetera. Tuttavia, quando è completamente avulso dal proprio contesto culturale dove sei cresciuto, diventa già più difficile. E ho visto che per far funzionare il matrimonio ci vuole anche una certa pazienza e soprattutto volontà di comprensione dell'altro. E questo mi ha aiutato soprattutto a non fare gli stessi errori che hanno fatto i miei. È brutto da dire, però sì, questo per quanto mi riguarda. Niente, diciamo che i momenti più burrascosi nella nostra relazione sono stati quelli, diciamo, della convivenza, nella quale ancora tutte e due si lavorava, eravamo più stressati, si stava un po' rodando il tutto. Durante il matrimonio, tuttavia, non abbiamo mai avuto grossissimi problemi, devo dire la verità. Se ci sono state delle discussioni, sono state magari relative al lavoro, ma anche quelle sono state poi superate e alcune cose che vi dirò più in là nel video, e lì, come ho detto, sono differenze culturali, sono differenze di modi di vedere, e lì li accetti e quindi hai pazienza, oppure li capisci e quindi li accetti. E devo dire che mio marito sebbene non parli altre lingue e non abbia mai avuto una relazione con una donna straniera prima di me, è estremamente comprensivo. Una persona estremamente buona ed ha anche un carattere che forse non è il tipico carattere giapponese. E quello che forse mi ha stupito di più e che mi ha fatto anche innamorare di mio marito, questa sua peculiarità, cioè di non essere il classico giapponese. Noi ci siamo messi insieme, che io avevo 35 anni, lui 33, perché ne ha un paio meno di me. Ci siamo sposati, io ne avevo 38 e lui ne aveva 36, quindi appunto 3 anni di convivenza e adesso in inverno festeggeremo il nostro, si spera, festeggeremo il nostro 14° anno di matrimonio. Allora, altra cosa che a me ha aiutato molto a far funzionare il matrimonio è il fatto di aver lavorato nella stessa ditta, ma penso che se avessi lavorato in una ditta diversa sarebbe poi stata la stessa cosa come esperienza. Ovvero io so quanto si lavora, so che non è che puoi dire: no, esci la mattina e dici stasera torna a tot ora. No, non lo sai a che ora torni. E quando mio marito torna a casa sconvolto, magari si mette sul divano, si accende la televisione, si prende la birra e aspetta che io porti la cena senza proferir parola, io lo so perché lo fa, perché è distrutto. Come lo ero io quando tornavo a casa, quando lavoravo. E quindi anche il fatto che magari io non so mai a che ora lui torna per la cena, so
Io non so mai da una settimana all'altra se sarà a casa o se sarà fuori in viaggio di lavoro. Ma non è per causa sua, è perché è così il lavoro. Cioè, non c'è niente da fare. Una volta che capisci questo, cioè che fai? Colpevolizzi tuo marito di lavorare? Cioè, sarebbe assurdo. Sono cose che purtroppo sapevo, ho accettato e adesso basta, cioè lo sapevo prima di sposarmi questo. Inoltre, diciamo che io e mio marito abbiamo una mentalità, non una mentalità, un carattere molto simile. Entrambi non, siamo abbastanza persone che sanno stare da sole, nel senso che non abbiamo bisogno di tutti questi amici. Non abbiamo, diciamo, stiamo bene io e lui e non siamo festaioli o a noi, se stiamo insieme ci basta quello per divertirmi. A me posso divertirmi benissimo anche a casa, non devo per forza uscire, andare al ristorante o fare. Ogni tanto se ci va si fa, se no se sta a casa mi diverto uguale, ci divertiamo uguale e tra le altre cose abbiamo un po' gli stessi gusti, eccetera. Inoltre mio marito è una persona che ha solo la domenica libera, però quando ha tempo il suo tempo lo dedica solo esclusivamente a me. Cioè non è che dice io ho questo hobby, vado per dire a giocare a golf e mi lascio a casa la domenica, l'unico giorno che si è insieme. Oppure sabato sera va a bere con i colleghi, eccetera. No, questo non lo fa. Quindi avendo poi gli stessi interessi è anche più facile se uno vuole uscire, vuole fare qualcosa, ci piacciono le stesse cose, quindi non è che bisogna scendere a compromessi. Tra le altre cose, l'unica, ecco, diciamo, non ho hobby, ma come posso dire, interesse particolare che ha mio marito è la Formula 1. Quindi durante il campionato F1, lui si vede la domenica, si vede il Gran Premio e io so, qui poi di solito coi fusi orari è sempre o tardi la notte oppure verso le 9, così dipende poi dai paesi, no? Dipende da dove il Gran Premio è svolto. Quindi magari se quel giorno si esce, so che a una certa ora bisogna riessere a casa perché lui vuole vedere il Gran Premio, ma questa è l'unica cosa che diciamo si permette. Poi per il resto facciamo di solito tutto insieme. Come vi dicevo, mio marito non è il classico giapponese e ha una mentalità molto aperta, nonostante appunto non abbia vissuto mai all'estero e quindi diciamo che ci siamo un po' formati l'uno con l'altra, diventando una sorta di misto italo-giapponese, cioè lui non è completamente giapponese, io non sono completamente italiana, diciamo, per molte cose, però a quanto pare per il momento funziona e certo, mio marito, ad esempio, non sa fare niente, non è che non sappia, sì, non sa cucinare, cosa che in Italia io tutte le persone, tutti gli uomini che conosco sanno tutti cucinare. Mio padre cucinava, mio fratello cucina molto bene, gli amici che cucinano, lui no, niente. Quindi se sto male, avere un tè è già una grande cosa. E anche per il resto dei lavori in casa non mi aiuta, a meno che uno non gli dica,
per favore fammi questo. E spesso quando uno dice per favore fammi questo, la cosa rimane inascoltata, del tipo sì lo farò, sì lo farò, sì lo farò. Allora, io ho imparato che bisogna fare come fanno i giapponesi, ovvero se magari fosse stato, io fossi stata sposata con un italiano, magari sì lo faccio, poi non me lo fai, prima o poi parte la scenata, cioè mai detto che lo fai, mo fallo. Con i giapponesi se fai così litighi e basta. Quindi cosa devi fare? Devi fare come le giapponesi, ossia quando tuo marito è bello, rilassato, tranquillo, tu butti lì, ma proprio così la fai cadere con molta nonchalance tra le righe, no? Sarebbe stato bello se tu avessi fatto questo. Ho provato, funziona. Quindi adesso utilizzo lo stesso metodo. Quindi cercate di evitare il confronto diretto se c'è qualcosa che vi sta dando fastidio. Ad esempio, anche col fatto di lavare i piatti o cose. Una volta mi ricordo che non ero stata bene, e poi il sabato non ero stata bene, la domenica mi sono alzata dopo mio marito, perché ero stata male anche durante la notte, e quando mi alzo lo vedo che stava davanti alla televisione, non aveva preparato niente da mangiare, o dite, ma vabbè, vado a comprare magari qualcosa, no, aspetta che faccio da mangiare io. Ma quello è il minimo, perché uno magari dice, senti, invece che cucino io, dice, magari non ho niente in casa, dice, non è che puoi andare a comprare svelto qualcosa, no, e ci va. C'erano i piatti della cena del giorno prima, tutti nel lavello, al che anche lì gli dissi, dico, beh, dico, sempre, no? Dico, certo, però, dico, quando sto male, sono stata male, sarebbe stato bello avere trovato i piatti puliti. Oh, adesso, quando sto male, i piatti sono sempre puliti, anche se per dire uno magari dice sto male, ma non è che sei sempre male nelle condizioni di dire, no, che il giorno dopo stai ancora male, eccetera, può essere un malessere passeggero o qualcosa. Adesso mi lava sempre i piatti e non ho fatto nessun tipo di scenata. Altra cosa su mio marito, è una persona estremamente buona, una persona estremamente gentile, non ha mai alzato le mani, ma quello non se ne è permesso mai nessuno di alzare le mani con me, perché se no non mi vedi più. Non ha mai usato un brutto termine o una frase offensiva nei miei confronti. Magari voi lo vedete ogni tanto nei video adesso, cioè quando noi adesso sono quasi 14 anni che siamo sposati, siamo stati insieme 3 anni, ma quando l'ho conosciuto c'ha un fisichetto, niente male, un bel ragazzo. Lo è sempre, però poi ogni scarafone è bella mamma sua, no? Alla moglie sua, anzi. Adesso lo vedete così e dà l'idea appunto di essere una persona molto dolce. Tuttavia io l'ho visto arrabbiato, soprattutto magari al lavoro o in alcune circostanze. Paura, veramente, eh? Ecco, i giapponesi, tuttavia, hanno un modo di esprimere l'affetto diverso da come siamo abituati noi in Italia. Perché
Scusate, vi faccio il disclaimer, fumare fa male alla, nuoce gravemente alla salute tua e di coloro che ti circondano. Non fumate. Io fumo perché tanto ormai, perdonatemi, ma questo video lo sto rifacendo, rifacendo, non mi viene mai bene. Cosa vi stavo dicendo? Quindi, scusate, non vi aspettate che magari il vostro ragazzo o vostro marito vi dica ti amo così spesso. Anzi, lo sentirete molto raramente. Io lo sento se gli chiedo mi ami? Tipo la pubblicità, ma quanto mi ami? E lui magari dice sì, ti amo, però non è che di sua sponte mi dice ti amo. E poi anche una serie di effusioni o cose che per noi sono normali, loro sono un po' più, come si può dire, riservati. E anche se per dire adesso mio marito si è abituato, noi quando si esce si fa una passeggiata ci teniamo per mano, ma ormai ne vedi tantissime di coppie che si tengono per mano, anche più anziane di noi, non è più una cosa così strana in Giappone. Tuttavia questo non sentirsi mai dire ti amo ti lascia un po', no? Infatti io gliel'ho detto più di una volta, dico, ma è possibile che se non te lo chiedo tu non me lo dici? E questa è la risposta che lui mi ha dato. Dice, l'amore non deve essere espresso con le parole, ma con i fatti. Dice, noi giapponesi siamo fatti così. E effettivamente, quante volte noi diciamo ti amo senza poi pensarlo o amare veramente, cioè è una frase quasi, come si può dire, utilizzata troppo spesso inutilmente, cioè qui ha un valore più profondo, diciamo, e appunto è più nei fatti, cioè io ti dimostro che ti amo con i fatti, non dicendotelo con le parole, e il concetto essenzialmente non fa una piega. E su questo, ok, capito il pesce, cioè capita la cosa, ho detto sì, va, è giusto, com'è, va bene, quindi non c'è necessità che tu mi dica sempre ti amo, anche se me lo scrive nei messaggi quelli su tipo WhatsApp, no? Mi arriva la mattina, ti amo, queste cose così. Non si dice, ma si scrive. Allora, qui apro, chiudo, svelto una parentesi. E una volta ho chiesto a mio marito perché mi ha sposato. Sì, quelle domande che noi donne facciamo così, out of the blue, e credo che gli uomini siano abituati alle nostre, ogni tanto alle nostre domande improvvise. Mio marito mi guarda e mi fa: perché mi fai ridere? Io sono rimasta un po' così, dico, ma come? Dico, ma che sono il tuo buffone di corte? Poi dopo, però, pensandoci, ne sono rimasta felice, cioè pensare che di essere in grado di far ridere una persona, cioè di farla felice per un momento, no? E l'ho trovato un bel complimento. Adesso non so se magari sono strana io, comunque l'ho apprezzato. Allora, quello che è stato molto pesante per me all'inizio, perché io molte cose adesso fortunatamente le ho superate,
Dopo una certa dose di sofferenza sono riuscita a capire il perché di alcuni atteggiamenti. Qui in Giappone non si sa come mai, da quando sono arrivata in Giappone mi è venuto di tutto di più. Quindi è successo che sono dovuta magari andare in ospedale a fare delle analisi non proprio piacevoli, dove addirittura all'ospedale ti dicono se possibile non venga da sola. Allora, sempre andata da sola. Perché? Scusate. Per mio marito accompagnarmi significherebbe dover prendere il giorno o la mezza giornata al lavoro. E questo sinceramente è rarissimo che si faccia, cioè deve essere, se tu dici devo accompagnare mia moglie all'ospedale, ma ti ridono in faccia, cioè deve essere una cosa che veramente, capito, stai lì a morire. E io sinceramente non lo so, di solito in Italia o ti accompagna un'amica o un amico oppure un familiare, no? Ma non è perché, come posso dire, per avere qualcuno accanto quando stai lì che devi aspettare, o sapere che quando hai finito quello che devi fare, no? C'è qualcuno lì che comunque ti aspetta, ti dà un senso di rassicurazione, no? E mio fratello, scusate, come mai mio fratello? Mio marito mi dice, mi ha detto, dice, scusami, tu vai all'ospedale, io comunque non posso entrare dove faranno la procedura, quindi sto fuori, che ci sia o non ci sia, a te cosa cambia? Se stai male, sei in un ospedale, io che posso fare? Io non posso farti niente. Sei già nell'ospedale, ti aiutano i medici. Giusto? Giusto come pensiero. Però comunque, no? Dice, vabbè, anche quello è vero. Anche perché io poi a un certo punto gli ho detto una volta, tu, dico, le tue priorità sono il lavoro in primis, e poi dopo io, i cani, o in ordine inverso, non lo so, eccetera, eccetera. E dico, io vengo sempre dopo il lavoro. E lui mi ha risposto, ma dice, io il lavoro, dice, tramite il lavoro posso prendermi cura di te, garantirti ad esempio l'assicurazione sanitaria. Far sì che hai un tetto sulla testa, che ci sia il mangiare sulla tavola, eccetera, eccetera. E in effetti ha ragione. Cioè, lui può anche dire, vabbè, io posso, stai male, vuoi che ti accompagno? Ti accompagno, perdo il lavoro e poi che facciamo? Oppure per ogni cosa c'è sempre prima al lavoro. Queste sono le motivazioni per cui c'è il prima al lavoro. Qui proprio il fatto che il marito lavori è già il segno di lavoro, di amore. Cioè tu ti stai prendendo cura della tua famiglia. Io adesso che sono a casa posso far sì che quando mio marito torna sconvolto a casa, lui sia tipo reuccio, cioè mi prendo cura di lui, perché so quello che ha passato, so che giornata ha avuto. E magari alcuni di voi potrebbero pensare, ma tu così perché non torni a lavorare e sei economicamente indipendente e non fai, invece di fare la serva a tuo marito. Prima di tutto, io non mi sento di fare la serva a mio marito. Secondo, io ho lavorato nella mia vita, ho dei risparmi da parte, se mi voglio comprare qualcosa con i miei soldi me lo posso comprare,
anche perché ogni tanto faccio dei lavori part-time, che siano traduzioni, che siano collaborazioni, che sia qualcosa d'altro, un piccolo introito ce l'ho e comunque mio marito, come tutti i mariti giapponesi, cioè praticamente io ho la carta per togliere i soldi dalla banca. Me la lascia a me la carta, io posso gestire i soldi come voglio. Mio marito non mi ha mai chiesto un rendiconto di come ho speso i soldi. Qui è la donna che gestisce le finanze. Quindi economicamente io non ho problemi. Come persona, mio marito fa la sua parte e io faccio la mia parte. Siamo felici così. Cioè, non. Poi chiaramente dipende dai caratteri. Per me va benissimo così. Magari per alcune donne può essere svilente, non lo so, può essere. Può dare un senso di subordinazione, non ne ho idea. A me, sinceramente, no. Anche perché io so che se non mi fosse stata bene la situazione, io mi sarei trovato un lavoro part-time o qualcosa, o magari adesso che sto di nuovo bene avrei provato di nuovo a entrare in un'altra ditta, ma poi dopo che fai? Cioè, due persone super nervose che si incontrano pochissimo la sera o che manco si incontrano, e allora che ti sposi a fare? Cioè, io già così non so mai a che ora ceno. Però aspetto sempre che torna mio marito per cenare insieme, perché è l'unico momento della giornata in cui possiamo stare insieme. La domenica, se mio marito è stanco, lo vedo stanco, io lo lascio dormire tutto il giorno, perché so che poi gli tocca una settimana altrettanto pesante. Non è per dire che io vado lì alle 9 o alle 10 a svegliarlo e a dirgli per dire portami all'IKEA. Portami a fare la spesa, portami di qua, fammi fare di qua, ma oggi non usciamo. No. E chiaramente mio marito non è che tutte le domeniche dorme, però ci sono quei periodi in cui magari particolarmente sotto stress ha bisogno di riposare e lo capisco. Quindi ecco, è un po' bisogna comprendere le esigenze degli uni e degli altri, perché poi io vedo anche mio marito spesso, quando vede che ho veramente bisogno di lui, quando si rende conto che c'è qualcosa che è il primo che viene vicino e che viene magari a chiederti o che viene magari a cerca di farti distrarre, eccetera, eccetera. Non è una cosa univoca, è sempre un venirsi incontro. E fortunatamente con questo cercare, con questo spirito di sacrificio da entrambe le parti e di comprensione, siamo riusciti ad avvicinarci, perché alcune volte queste cose possono far sì che poi alla fine la coppia esploda, insomma, che poi ognuno va per la sua via. Un'altra cosa che ho dimenticato di dire è che comunque qui in Giappone bisogna anche essere delle persone forti, nel senso che i propri problemi bisognerebbe riuscire a risolverseli da soli. Quindi certo, se sei in una coppia, cioè uno no, si sostiene a vicenda, eccetera, eccetera. Tuttavia non è come magari in Italia che puoi andare dal partner o dal marito e andare magari a portargli problematiche che poi alla fin fine sono futili o stupide, cioè lo fai solamente nel caso sia qualcosa di molto serio, altrimenti i tuoi problemi te li risolvi da solo.
questo è proprio insito nella società giapponese, cioè devi essere il più possibile autonomo e devi cercare di dare agli altri il meno fastidio possibile, compreso tuo marito o la tua famiglia. E qui poi si ricollegano tante altre cose peculiari della società giapponese, e questa è un'altra cosa che bisogna tenere a mente. Quindi io credo che per noi, diciamo italiani, adesso parlo, poi dopo, essendo italiana, io parlo come italiana, non mi metto adesso nei panni di un'altra nazione di cui non conosco magari le tradizioni, il modo di pensare. Tuttavia, se sposa un uomo giapponese, ecco, bisogna considerare tutte queste cose, e poi se si riesce a capire e interiorizzare alcuni concetti, non ci sono problemi. Se magari il coniuge riesce a capire e interiorizzare i problemi dell'altro, non ci sono problemi, però lì, cioè, poi dipende anche dalla persona che avete sposato, cioè non potete pretendere che una persona cresciuta in un contesto culturale completamente diverso possa poi alla fine capire tutte le vostre esigenze, perché purtroppo le differenze ci sono. E quindi quando si decide di passare, ecco, la propria vita in Giappone con un giapponese, con un coniuge giapponese, ecco, bisogna considerare tante cose, anche se, come vi ho detto, non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo le stesse esigenze. Io ho avuto quando ero qui col visto da studente, un ragazzo giapponese col quale ho avuto una pessima esperienza, per dire, e poi alla fine ne ho sposato un altro. Chi l'avrebbe mai detto? E se volete sentire un'altra testimonianza, vi consiglio il canale My Mirror, dove vi è una giovane ragazza italiana che parla del suo matrimonio con un giapponese, ma loro sono molto più giovani rispetto a me, quindi magari hanno anche un modo di approcciarsi alla vita, una mentalità probabilmente diversa. E non so se c'è qualcuno che è sposato, qualche ragazza, qualche donna che è sposata con un uomo italiano. Scusate, con un uomo giapponese, può lasciare qui nei commenti la sua opinione. Questa chiaramente era quanto è la mia esperienza e come ho affrontato la situazione. Poi, come vi ho detto, questa non è la formuletta standard o la situazione standard. Ognuno poi dopo ha la sua storia. Io spero di non avervi annoiato con questo video, vi ringrazio per la vostra attenzione e mi auguro di vedervi nuovamente sul mio canale. Buona serata.